Bellucci, sempre sull'ordine dei lavori. Immagino che non sia sulla richiesta del presidente Rampelli sul DL concorrenze, su un'altra richiesta. Prego. Grazie molte, Presidente. Questo fine settimana, il 27 e il 28 novembre, si celebrerà la conferenza nazionale sulle politiche antidroga, dopo 12 anni. 12 anni in cui c'è stato un deserto da parte delle istituzioni e segnatamente, devo dirlo, dei governi di centrosinistra. Si arriva alla celebrazione della conferenza nazionale di lotta alla droga e ci si arriva purtroppo, invece di festeggiare comunque per questa organizzazione, seppur tardiva, ci si arriva raccogliendo la denuncia e l'estremo dispiacere da parte delle comunità terapeutiche che sono state lasciate ai margini della conferenza nazionale. Le comunità terapeutiche in Italia accolgono 25.000 ragazzi che hanno problemi di dipendenze patologiche. Rappresentano il 90% quelle gestite dal privato sociale delle comunità terapeutiche che si occupano di prendersi cura di persone in stato di grande difficoltà e ancor più di grande difficoltà a fronte di istituzioni che sono state assenti e indifferenti, che hanno cancellato il Fondo Nazionale di Lotta alla Droga, che non hanno celebrato appunto la conferenza per 12 anni, che hanno annullato la consulta degli esperti e che hanno messo sotto il tappeto la problematica delle dipendenze patologiche in Italia. Che Collega, mi fra scusi, qual è la l'altro, richiesta? adesso ci arrivo, Presidente, penso che dopo 12 anni il Parlamento possa dedicare qualche minuto a questa problematica che è un'emergenza sociale in Italia. Aumenta l'utilizzo della cocaina, l'Italia è al primo posto in Europa per l'utilizzo Colleghi. di cannabinoidi da 15 anni dati ESPAD. Aumentano le diffusioni delle nuove droghe, aumenta il commercio sul deep web e tutto questo viene affrontato con coraggio, con generosità, con determinazione da Mi operatori e scusi, collega, volontari del o fa privato una richiesta o sociale. se no questo è un intervento di fine Adesso seduta, come puoi immaginare. Quindi le chiedo di arrivare alla faccio la richiesta. richiesta. Io credo che il ministro Dadone, che ha deciso di mettere ai margini le comunità terapeutiche, nonostante gli si era segnalata la problematica in commissione affari sociali e anche la problematica di avere escluso le commissioni parlamentari competenti affari sociali e sanità di Camera e Senato, senza nemmeno degnarle di un invito a partecipare e ascoltare, non a salire sul palco. Dovevano salire sul palco le comunità terapeutiche per avere un confronto. Beh, dopo tutto questo, io credo che il ministro Dadone debba riferire in aula rispetto all'emergenza delle dipendenze patologiche in Italia, rispetto alla problematica delle tossicodipendenze, rispetto alla sua lassività, rispetto al fatto che rispetto ai rave party non ha detto una parola per le morti che ci sono state e per le violenze, e rispetto al suo voler fare una passerella della conferenza nazionale, piuttosto che invece la possibilità di avere un confronto e la voglia di comprendere come affrontare questo che è un problema in Italia emergenziale. Io credo che questo sia davvero irrispettoso e vergognoso rispetto a tutti quei volontari che non hanno risorse, non hanno lo Stato vicino, ma che nonostante questo, anche in periodo di pandemia, stanno facendo di tutto per salvare la vita e restituire dignità ai più fragili e alle loro famiglie. Quindi ci aspettiamo che il ministro Dadone venga in aula a riferirci.